Lo spartito di Mazzara Don Carlo Misimeri, terminata 0-1 tra le polemiche, l'episodio decisivo dopo 6 minuti di recupero, arrivato al 97esimo con un gol in posizione dubbia. Cosentino ha deciso la sfida del Nino Vaccara. Siamo con mister Dino Marino per commentare la gara. Allora, innanzitutto buonasera. La gara, che devo dire, questi ragazzi hanno iniziato la gara in maniera molto blanda, nel senso che non hanno iniziato bene. I primi 5-10 minuti il Misimeri ci ha aggredito non facendoci giocare palla e ci hanno messo in difficoltà. Poi dal decimo in poi posso dire che ci siamo sistemati, abbiamo fatto qualche cambio a livello tattico e abbiamo fatto gli ultimi 30-35 minuti del primo tempo in maniera eccezionale. Sia noi che loro abbiamo avuto qualche occasione, quindi secondo me alla pari. Poi nel secondo tempo posso dire che i primi 25-30 minuti ha giocato solo il Mazzara. Abbiamo giocato una porta lì nell'area dentro l'area del Misimeri, abbiamo avuto tante occasioni, parla che non è entrata. Loro un'ottima squadra, una squadra veramente forte, una squadra quotata, che quando partivano in contropiede facevano male, per carità. Quindi alla fine forse il pareggio ci sta stretto, però è arrivata una sconfitta, pazienza. Quello che voglio dire è che se queste sono le squadre che devono vincere il campionato, Misimeri, Aragas, Enna, Mazzarese, noi non siamo di meno. Il nostro obiettivo rimane la salvezza, ma dico, se queste sono le squadre che devono vincere il campionato, ci divertiremo. Voglio fare un appunto alla signora, non alla Terna, perché l'arbitro mi è piaciuto tanto, l'arbitro ha fatto una bella gara secondo me, anche se ha dato 6 minuti di recupero, io ho fatto 3 sostituzioni, loro hanno fatto forse, metto 5 su tutte e 5, tutte e 5, quindi 5 e 3, 8 per 30 secondi, sono 2 minuti e 40, gli do altri 2 minuti, mi danno 6 minuti di recupero, mi fa giocare fino al 7° minuto di recupero e ci fanno gol con 1,5 metri di fuorigioco. Che devo dire? Sono molto amareggiato, sono molto incazzato, la dobbiamo smettere, con lo strapotere economico la dobbiamo smettere, le partite si vincono in campo, non ci deve essere differenza, Mazzara va rispettato, ora basta, ora mi sono incazzato, perché le ragazze non se lo meritano questa sconfitta, hanno fatto una delle più belle partite che potevano fare, potevamo perdere perché dall'altra parte c'è una squadra veramente forte, non ha bisogno di questi aiuti, veramente forte, lo dico, il Misimeri è forte, ma noi non siamo di meno. Ecco, il Mazzara appunto se l'è giocata alla pari, al di là dell'episodio che ha deciso poi la gara, le occasioni avute in area del Misimeri, mi riferisco alla punizione di Federico, mi riferisco all'occasione per Pirrello, cosa è mancato per far entrare il pallone in rete? È mancata l'ultima sferzata, quella decisiva, Samuele Pirrello ha avuto un'occasione d'oro davanti al portiere, di piatto l'ha messa piano, poteva rompere la rete, però che devo fare? Pazienza, queste sono le partite che nascono così e muoiono peggio, pazienza, tanta pazienza, ma noi già diciamo eravamo la testa che si poteva portare a casa un punticino, poi è successo quello che è successo, ma non ho niente da rimproverare a questi ragazzi, devo solo dare applausi. Mister, un appunto anche sul oltre al recupero, al quanto è durato il recupero, nel finale forse il Misimeri comunque è sembrato crederci di più, perché ha stazionato più stabilmente nella metà campo del Mazzara. Anche qui cosa è mancato per portare la palla lontana dalla metà campo nostra? Sono molto sincero, volevamo vincere tutte e due la partita, tutte e due squadre. Io eravamo sempre 4 attaccanti nell'area nella metà campo del Misimeri, anche loro volevano vincere la partita e hanno messo 4 attaccanti dalla nostra parte. Si poteva vincere uno o l'altra, l'hanno avuto meglio loro, pazienza, non c'era una squadra che ha meritato, tutte e due squadre a viso aperto volevamo vincere la partita, stava vincendo nessuno dei due, nel senso stiamo uscendo fuori da un pareggio, però. Ecco, tutti siamo convinti che il pari probabilmente sarebbe stato il risultato più giusto, le due squadre si sono affrontate a viso aperto, si interrompe la striscia positiva del Mazzara, adesso è fondamentale ripartire, qual è la ricetta giusta per ripartire? La ricetta giusta è da martedì, lavorare sempre con grande umiltà, senza fare salti pindalici, stare calmi, stare sereni,
e pensare già al risultato. Quindi niente di che, noi non siamo la squadra che dobbiamo vincere il campionato, ripeto, però vogliamo rispetto, non voglio parlare con le successe Enna, vogliamo rispetto, dobbiamo perdere le partite in campo, 7 minuti di recupero e un gol in fuorigioco non si possono accettare, quindi ormai è finita, sto sbollentando la rabbia, pensiamo al risultato.